L'eroe della partita è un classe 2001, si chiama Andrea Di Bari ed è il portiere dell'Unione Calcio. Sale in cattedra a 10 minuti dall'intervallo quando il direttore di gara, Recupero di Lecce, indica il dischetto per questo contatto in aria tra Marinaro e Milella ed assegna il rigore al Barletta. Dagli 11 metri si presenta Negro, il capitano dei padroni di casa, che però deve fare i conti con l'eccellente risposta dell'estremo ospite. Non trovano la via del gol della circostanza i biancorossi scesi in campo in maglia nera, idem per la restante parte della contesa. Finisce così 0-0 sul sintetico del Manzi-Chiapoli, il derby della BAT tra Barletta e i bicegliesi. Termina senza reti e con poche emozioni. È il 18° risultato utile consecutivo per la squadra di Franco Cinque, che però manca l'appuntamento con la 7ª vittoria casalinga di fila. Torna a muovere la classifica dopo 4 sconfitte in successione invece la squadra bicegliese, che strappa un punto davvero d'oro in chiave salvezza. Padroni di casa senza il febbricitante Telera e lo squalificato Sani, davanti Cello Rosso con Scialpi e Negro a sostegno, ospiti invece in totale emergenza. A Petrachi, Bufi e Grazioso, bloccati dal giudice sportivo, si aggiungono anche gli infortunati Lullo e Compierchio, De Giosa e indistinta, solo per onor di firma. I bicegliesi cominciano con 4 juniores e finiscono addirittura con 6 under in campo. La prima emozione della contesa la regala Trigiani con una punizione dalla distanza che crea qualche grattacapo a Sansonna. Dalla parte opposta, a metà frazione, il Rosso protesta per il gol annullato, ma in realtà l'assistente aveva alzato in precedenza la bandierina per segnalare il fuorigioco. Finale di tempo con l'episodio chiave: Milella va giù in area avversaria e rigore, ma è anche e soprattutto la giornata di gloria di Di Bari, che riesce a deviare in angolo la conclusione degli 11 metri di Negro. Prima del riposo poi Milella sceglie di mettersi in proprio, calcia dal limite ma trova sulla sua strada un Di Bari ancora reattivo. 0-0 all'intervallo, prova a spingere sull'acceleratore in avvio di ripresa il Barletta, conclusione di Varsi da posizione centrale, ma il portierino dei bicegliesi risponde ancora una volta presente. Poi ci prova anche l'Unione Calcio, assist di Marinaro, girata di Albrizio e brivido per i padroni di casa. Ci riprovano gli ospiti pochi secondi dopo, questa volta con Trigiani, palla sul fondo. Ultimo quarto d'ora avaro di occasioni, Di Bari legge bene la palla in profondità di Lamacchia e blocca in anticipo. Passano i minuti ma il risultato non si sblocca. In pieno recupero Scialpi con maestria si procura un'occasione sul calcio piazzato ma non la sfrutta a dovere. Finisce così 0-0 al Manzi-Chiapoli. È un punto d'oro per i bicegliesi, è un pareggio che allunga la serie positiva del Barletta, che però scivola a -3 dal Brindisi e dalla piazza d'onore del campionato di eccellenza.